Una serie di incontri che portino allo sviluppo di un protocollo condiviso per tutta la filiera turistica, che garantisca la massima tutela dei viaggiatori che scelgono la Sardegna come meta delle loro vacanze estive. In un momento storico in cui in tutti i settori economici, ma soprattutto in quello turistico, è fondamentale mantenere lucidità e capacità di giocare d'anticipo, il tour operator norese Portale Sardegna ha avuto l'idea di avviare il progetto Isola Sicura, un'iniziativa che si pone come obiettivo l'individuazione di fattori critici che permettano all'intero panorama turistico sardo di presentarsi pronto e coeso per la gestione ottimale degli arrivi estivi. Un tavolo di lavoro che vuole scongiurare il rischio che le imprese del settore turistico in regione arrivino alla stagione estiva disorganizzate e prive di linee guida comuni, una situazione che potrebbe mettere a rischio turisti e popolazione locale. Secondo un sondaggio tra gli utenti italiani di Portale Sardegna e Charming Sardegna, solo il 7% degli intervistati prevede già da ora di non fare le vacanze estive. È dunque necessario che chi nei prossimi mesi dovrà scegliere dove trascorrere le vacanze si senta già in fase di prenotazione adeguatamente rassicurato sul piano delle misure sanitarie nel scegliere la Sardegna come sua meta. Il progetto Isola Sicura, a cui hanno già aderito i principali operatori turistici sardi, tratterà in una serie di incontri l'adozione di alcuni criteri in grado di ridurre la probabilità di contagi. Il protocollo di buone pratiche che verrà fuori al termine degli incontri, che terrà conto del contributo di tutti gli operatori turistici che vi partecipano, sarà siglato sotto il marchio Sardegna Isola Sicura. Gli operatori che vi aderiranno si troveranno così a poter offrire ai turisti la garanzia di un servizio pensato e strutturato appositamente perché possano affrontare al meglio le loro vacanze nell'isola.